Salve, oggi abbiamo il piacere di presentarvi questo speciale supporto impugnatura professionale per videocamere, telecamere o camcorder, anche fotocamere. Come possiamo notare, dispone di un filetto classico da un quarto. Esso può scorrere in avanti, indietro, destra o sinistra, in modo da trovare il miglior bilanciamento del sistema che ci consentirà durante le riprese di mantenere il miglior equilibrio possibile. Alla base c'è il classico filetto da un quarto di pollice per poter utilizzarlo su un cavalletto. Nella parte alta dell'impugnatura troviamo un contatto caldo. Questo ci consente di montare accessori tipo un microfono. In questo modo abbiamo montato un microfono. Un pratico illuminatore. Adesso monteremo una videocamera. Possiamo effettuare riprese tenendo la videocamera appoggiata per terra oppure nel modo tradizionale, conservando una buona presa e un'ottima stabilità. Comunque la sua caratteristica principale è quella di effettuare riprese dal basso, avendo una prospettiva differente dal modo tradizionale, tipica di quella di un bambino o di un animale. A tal proposito vi invito a seguire i prossimi minuti, in cui seguirà un breve spezzone del film Cuore di cane del 1988, dove viene messo in evidenza come sono state effettuate delle bellissime riprese utilizzando questo tipo di impugnatura. Adesso analizzeremo insieme alcuni frammenti del film drammatico russo Cuore di cane. Questo film è stato tratto da un famoso romanzo di Bulgakov. Qui il personaggio principale è un cane. Il nome del cane è Sharik. Giustamente l'inquadratura, la prospettiva, sono tutte fatte dal basso. In questa sequenza è ben evidente che l'operatore sta utilizzando la camera a mano libera. Osservando questa immagine dobbiamo dire che è stato davvero bravo il regista Vladimir Burko a simulare la visione che ha l'animale. Qui la visione è tipica dal basso, quella che si ha circa 50 cm dal suolo. Grazie per averci seguito. E arrivederci alla prossima puntata.